qualcuno che questo programma lo vuol votare? Perché no? Tentare, si può tentare. Secondo noi sarebbe doveroso, partendo dal fatto che siamo quelli che col 37% hanno più possibilità di ottenere questi numeri. Fatemi sentire anche Fusaro e ritorno in studio. Prego, Fusaro. E se no sarà governo istituzionale. Ma stupisce da un certo punto di vista il vuoto pneumatico di discussione sui temi. Qui si dividono soltanto ormai per nomi e per questioni puramente nominali, ma non ci sono più i grandi dibattiti sul tema. Un tempo all'interno della sinistra ci si divideva su grandi temi, pensate a Togliatti con Bordiga, Gramsci, insomma, ora invece c'è una sorta di vuoto cosmico di ideologia che ha portato quello che io chiamo il serpentone metamorfico, PC, PDS, Aspetti, DS, com'è che lo PD, chiama? Il serpentone metamorfico. PC, per favore, PC, scrivete PDS, le parole PDS, di Cefusaro. Ma è verissimo. Fino alla fine della puntata vorrei fare da un grande serpentone metamorfico ad oro, adesso lo segniamo. Scusi, Fusaro. No, ci mancherebbe, mi fa piacere. C'era un partito che difendeva le classi lavoratrici, era il Partito Comunista di Gramsci, benemerito. Ormai questo partito ha subito una tale metamorfosi kafkiana che è come se non esistessero più le masse. Avete visto la risposta di Cooperlo poc'anzi, no? Lei non è di sinistra, al povero votante che osava protestare, e si divide semplicemente per una gestione dei numeri. Se vogliamo citare ancora Gramsci, sarebbe una sorta di cretinismo economico e numerico, per cui ci si divide puramente per numeri e cifre. Ecco, io auspico che un giorno, magari lo vedrò io, lo vedranno i nostri figli, la sinistra torni a occuparsi di lavoro, di diritti sociali, di dignità delle classi subalterne, precarizzate. Ecco, questo sarebbe auspicabile, anziché porre al centro dell'attenzione il rapporto per con Di Maio, Salvini e quant'altro. Ma io non lo vedo, per purtroppo, e molti miei coetanei precarizzati. C'è una commissione speciale che anche ieri si sta occupando di queste cose. Beh, guardi, mi lasci dire... Quando le sinistre ultimamente se ne sono occupate dei lavoratori a colpi di Jobs Act, quasi sarebbe stato meglio non se ne fossero occupate. Ma comunque rilevo che è d'accordo, dire, è una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Di giorno vanno a fare la festa del lavoro, il concertone, di notte poi fanno il Jobs Act e cannoneggiano i lavoratori, perché ormai veramente il tradimento della sinistra è veramente integrale. Ti fermi, passo prego. Allora, Quagliariello e poi con Alessio.